diciamo che abbiamo un obiettivo da qui a domenica, all'interno di una parata che prevede lo spostamento di una sorta di dragone fatto da tutte le tovaglie che stanno raccogliendo da qualche tempo qui nel quartiere, e dovremmo trovare delle azioni fisiche che ci permettono di mettere in azione questo dragone e creare delle azioni che quindi spostano questa cosa, e allo stesso tempo noi ci muoviamo chiaramente dentro questa cosa qua. Crediamo fortemente che il corpo di ognuno di noi sia una mappa di quello che vive, cioè introietti fortissimamente quello che accade nel tempo in cui vive, e che quindi sia importante per un danzatore testimoniare. Quindi noi lavoriamo su quel concetto, e attraverso quel concetto proviamo a parlare di tutto quello che ci interessa, e lo facciamo fisicamente il più delle volte. Siamo qui per pensare di creare una performance nell'idea di interagire con le persone di questo quartiere. E lo stiamo facendo però in questo luogo, che appunto è un luogo magico, perché è questa palestra dentro questa vecchia scuola che in questo momento sta ospitando un gruppo di profughi. Più forte con queste faccette! Chiaramente noi lavoriamo a porte aperte, quindi in questo momento per noi in maniera inaspettata ci sono questi bambini che stanno entrando nel lavoro con noi, che forse non potranno fare niente di pubblico con noi, però partecipano al processo apportando un'energia molto speciale, molto tranquilla. La cosa che mi ha un po' stupito, diciamo, del quartiere, che ancora non comunica perfettamente, no? Cioè, è come se ci sono dei luoghi e sono tutti un po' a sé. Sì, è un quartiere che effettivamente, almeno dal punto di vista architettonico, è quantomeno bizzarro, nel senso che c'ha veramente i palazzoni tipo casermoni da una parte e vecchie case raccolte intorno a un borgo che in qualche modo forse ha tenuto duro in questi anni a un'urbanizzazione che non li prevedeva. E poi ci sono delle zone invece in questo quartiere che sembra di essere in un paese, non senti la città, ma proprio basta che svolti un angolo e ti sembra di essere in questo senso, non in quella metropoli grande che è Milano, con la sua, no, con i suoi orari, ma ti sembra che qualcosa si sospenda. Secondo me, almeno l'idea che io mi sto facendo, è che questa parata sia, quando qualcuno la vede, dice: ma c'è stata? Come un sogno, no? Come una farfalla, come qualcosa che noi vediamo, ne sentiamo anche la forza, e però vorrei che il riverbero fosse: ma c'è stata? Hey! Hey!